Buonasera da Giovanni Palisto. Per quanto riguarda i contagi da Covid, purtroppo si deve parlare ancora una volta di una situazione che insomma viene ritenuta così piuttosto preoccupante. Si parla di questa nuova ondata di contagi, tutti vengono invitati a così considerare la terza dose per quanto riguarda i vaccini, e ci sono anche notizie che riguardano da vicino le scuole, con un certo numero di classi anche nella zona di Cremona e dintorni, dove sono stati appunto trovati nuovi positivi alla Covid. Di questo e di tanto altro parliamo con i nostri ospiti, che saluto e ringrazio: il dottor Rosario Canino, che è il direttore sanitario della SST di Cremona. Bentornato dottor Canino, buonasera. E buonasera anche alla dottoressa Laura Rubagotti, che è dirigente dell'unità operativa semplice dell'ATS Valpadana e in particolare è la responsabile della Covid per quanto riguarda le scuole, e quindi insomma professionista che proprio in queste ore deve prendere atto come purtroppo insomma il Covid è tornato a farsi sentire anche nelle scuole. Ne parleremo fra qualche istante. Facciamo un passo indietro invece con il dottor Canino. Perché lei ha parlato di momento cruciale, perché ha fatto un vero e proprio appello: servono medici vaccinatori, perché a questo punto, visto come si stanno mettendo le cose, bisogna prendere seriamente in considerazione la terza dose, e per questo lei ha lanciato un vero e proprio appello a chi? Sì, esattamente, il momento è cruciale perché c'è in atto la quarta ondata, che ancora non sta avendo effetti su Cremona, e l'inizio della vaccinazione della terza dose è in netto aumento, e quindi facciamo fatica a soddisfare tutte le richieste. Io ho fatto l'appello a dei medici vaccinatori che volessero darci una mano, in quanto quelli che avevamo nel corso dell'estate sono stati giovani, sono stati tutti reclutati dalle scuole di specialità e quindi hanno dovuto abbandonare l'attività vaccinatoria, e siamo rimasti un po' in pochi. E quindi io mi rivolgo ai medici in pensione: c'è la possibilità, tramite il sito dell'ATS Valpadana, c'è un link per presentare domanda e quindi poter dare un apporto considerevole alla vaccinazione anti-Covid e anche anti-influenzale, perché facciamo nel lab entrambe le vaccinazioni. E ci prepariamo all'estensione delle fasce di età, perché quasi sicuramente ci sarà anche da vaccinare i ragazzi dai 6 a 12 anni. Ecco, e questo è un altro tema sensibile su cui ci si sta confrontando. Ecco, ma questi medici e comunque queste nuove vaccinazioni, questa terza dose, verranno iniettate tutte nel lab sulla Castellonese? Esattamente. Sì, e sarà sufficiente, perché eravamo abituati a spazi ben più ampi, poi si è ridotto lo spazio perché si pensava ormai che insomma la cosa non dovesse andare avanti. A questo punto gli spazi sono sufficienti? In collaborazione con l'ATS stiamo valutando appunto questo. E Casalmaggiore continuerà fino al 31 marzo ad essere operativo l'hub di Casalmaggiore. Stiamo valutando con Soresina se riaprire l'hub di Soresina come era prima, e ovviamente c'è stato prima un segnale di decremento, ma adesso dobbiamo riprendere a un ritmo sicuramente non quello di quest'estate, però il ritmo è consistente, cioè il numero di dosi da somministrare non sono poche. Il lab del Castelleone ha una limitazione fisica, purtroppo. La fiera permetteva ampi spazi e ampie possibilità di espansione. Il lab di Castelleone, di Castelverde, è limitato dal punto di vista fisico. Il parcheggio, per esempio, è un problema. E non ci stanno più di un certo numero di macchine. Consideri che poi, se cominciamo a fare i ragazzi, per ogni vaccinazione ci saranno due persone, il ragazzo e il genitore, certo. quindi ci sarà anche il problema dell'affollamento. Chiaro. Però stiamo lavorando proprio in questi, prima della
trasmissione e ricollegamento proprio con il dottor Mannino, stiamo lavorando per ripristinare un po' quello che era il ritmo precedente. Non penso che riusciremo perché c'è un problema di risorse umane. Questo sì, che poi è un problema, voglio dire, è un po' la madre di tutti i problemi, verrebbe da dire, perché è veramente esteso e trasversale, poi magari ne parleremo. Si riattiva quindi, dottor Canino, un po' tutta la macchina, si riattiva con mezzi, modi, tempi che volevamo un po' dimenticare e invece purtroppo bisogna riattivarli. Esattamente. E a proposito di cose che volevamo dimenticare, c'erano anche appunto le scuole, i contagi nelle scuole con la didattica a distanza, finalmente le scuole hanno riaperto in presenza, e però adesso iniziano dopo un paio di mesi così ad uscire i primi casi e nelle ultime ore insomma si sono susseguiti nella zona di Cremona in maniera piuttosto consistente e cresce naturalmente anche la preoccupazione in vari istituti cittadini, due nella scuola elementare Manzoni, altre alla Capra Plasio, al liceo scientifico Aselli, due classi in isolamento preventivo, poi insomma altre scuole nella vicina Castelvetro, anche lì le scuole elementari sono state completamente chiuse. Dottoressa Laura Rubagotti, che lei da mesi segue diciamo l'andamento dei contagi all'interno delle strutture scolastiche, che dice? Era inevitabile o ce lo dovevamo aspettare? Ma è atteso, nel senso che purtroppo anche lo scorso anno abbiamo iniziato con un numero, diciamo così, poco considerevole di casi e poi piano piano i casi appunto sono aumentati. Devo dire che c'è una grossa collaborazione con i dirigenti scolastici e soprattutto con l'introduzione del nuovo portale scuole, che è un portale, una piattaforma che è in dotazione a tutte le scuole di Regione Lombardia. Sicuramente ci sarà una maggiore collaborazione tra ATS Valpadana, scuole e le SST del territorio. Sicuramente in quest'ultima settimana abbiamo avuto un incremento di nuovi casi, però abbiamo sicuramente tutti ben chiaro che l'obiettivo è quello di tenere per quanto possibile la didattica in presenza. Sono uscite delle nuove indicazioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero, una nota tecnica che attribuisce ai dirigenti scolastici il ruolo di attivarsi in prima battuta per allontanare le classi, per identificare i contatti stretti in ambito scolastico e di inserire appunto i casi di relativi contatti in questa piattaforma. Certo, ecco, i dirigenti scolastici tra l'altro non vedevano l'ora di avere anche questa incombenza, ma vabbè, è così, certo. tocca a loro. Ecco, ma queste nuove regole che adesso magari andremo sommariamente a descrivere, che obiettivo hanno? Quello appunto di limitare per quanto possibile l'utilizzo della didattica a distanza, quindi hanno ridotto per esempio i casi in base ai quali occorre sospendere la classe da 1 a 3, quindi fino a 3 positivi in classe, la classe può proseguire. Sì, esatto. Allora, i provvedimenti vengono presi in relazione a 3 fattori, che sono l'età, lo stato vaccinale della persona o del ragazzo e anche, appunto, come diceva giustamente, i numeri di contatti in una classe. Quindi, per intenderci, finché i bambini sono piccoli, quindi 0-6 anni, rimane tutto come prima. Quello che cambia sono le fasce d'età dai 6 anni in su, perché appunto in relazione al numero di positivi in una classe si attiva inizialmente una sorveglianza attiva. Se invece i casi aumentano fino a 3, si ritorna a quella che conosciamo molto bene, che è appunto la quarantena. Questo cosa comporta però? Comporta da parte del dirigente scolastico, una volta accertato appunto il caso di positività, il dirigente deve intervenire immediatamente allontanando la classe, successivamente interviene ATS con dei provvedimenti di sorveglianza attiva che prevedono un numero di tamponi a tempo zero, quindi la classe deve essere sottoposta ad un tampone entro le 48 ore e a tempo 5. Si può rientrare solo con tampone negativo.
E quindi questo ha comportato ovviamente un grande lavoro di collaborazione anche con le SST del nostro territorio, perché immaginate questo provvedimento che cosa ha comportato per noi aziende sanitarie, sia per noi in termini di prenotazione di tamponi, ma soprattutto per le SST in termini di offerta di tamponi. E devo dire che da parte della SST dei nostri territori e anche delle, noi abbiamo contattato come ATS della Valpadana, quindi non solo le SST di Crema, Cremona e Mantova, ma anche le strutture private accreditate. Ed in particolare, visto che vedo proprio collegato il dottor Canino, abbiamo avuto una grande disponibilità da parte della SST di Cremona, con un incremento dell'offerta di slot rivolti proprio alle nostre fasce dei più giovani, per facilitare appunto questi rientri in classe e quindi per facilitare la didattica in presenza. Ecco, questo è importante, ribadisce anche quella che è la collaborazione tra ATS e ASST, collaborazione che in qualche caso in passato e anche recentemente è stata così messa un po' in discussione, invece in questo caso insomma avete, come dire, attuato una... No, non si può dire, no, perché si sta ovviamente discutendo della riforma della sanità lombarda in regione, quindi insomma è un tema questo sempre all'ordine del giorno, però insomma in questo caso avete dimostrato che insomma la macchina funziona, ATS ha un ruolo più, come dire, legato a quelle che sono i controlli in ambito di sanità pubblica, poi ASST in questo caso, se posso definirla così, è un po' una sorta di braccio operativo su indicazione dell'ATS e appunto, come dire, consente di effettuare i tamponi. Dottor Canino, possiamo metterla così? Sì, ma è esattamente così, però io voglio sottolineare che durante tutta la fase pandemica e post-pandemica la collaborazione tra SST e ATS è stata sempre attiva. Ovviamente ci sono stati delle criticità che abbiamo avuto entrambi e che abbiamo cercato di risolvere, ma è imprescindibile condurre questa battaglia insieme. E approfitterei per ribadire ai cittadini alcuni principi fondamentali. A, la guerra non è vinta. Abbiamo vinto delle battaglie, ma la guerra contro il coronavirus non è ancora vinta. Manca poco e dobbiamo fare l'ultimo sforzo, per cui oltre al vaccinarsi, distanziamento, mascherina e il lavaggio delle mani sempre e comunque, anche nelle scuole, visto che stiamo parlando delle scuole, bisogna far sì che questi presidi vengano mantenuti fino a quando la guerra non sarà vinta, altrimenti purtroppo l'aumento dei casi poi ci porterà alle conseguenze che abbiamo visto e nessuno di noi vuole tornare così buio. Certo. Quindi continuiamo a lavorare sempre insieme, torno a ripetere, l'ATS ci ha fatto la richiesta dei tamponi e noi nell'arco di 24-48 ore abbiamo dato disponibilità, ne servono ancora degli altri, noi non ce la facciamo, però abbiamo già dato una grossa disponibilità alla dottoressa Rubagotti, al dottor Mannino, e andiamo avanti perché è di fondamentale importanza lavorare in sinergia per ottenere dei risultati. Se anche la popolazione ci aiutasse vaccinandosi e rispettando le regole, forse faremmo prima. Certo, indubbiamente. A questo proposito, dottoressa Rubagotti, mi viene così in mente che c'è un aspetto che anche in passato è stato messo in evidenza, no? Il fatto che in realtà i casi positivi in ambito scolastico provengono dall'ambito familiare spesso, no? Dove evidentemente o non vengono rispettate le regole oppure non ci si è vaccinati, non lo so, ecco. Quindi è il caso di ribadire. Dirlo. Confermo, perché tantissimi focolai noi li vediamo proprio in ambito familiare. Ritorno a dire che l'attenzione a scuola è altissima da parte dei dirigenti scolastici e dei referenti Covid. Ovviamente questa nota tecnica ha preso un po' tutti alla sprovvista, quindi ovviamente io quello che ho chiesto ai dirigenti scolastici è un minimo di collaborazione e di pazienza, perché come ci dobbiamo riorganizzare noi, dobbiamo dare il tempo anche alle SST di riorganizzare l'offerta.
È ovvio che comunque quello che noi vediamo sempre di più è una scarsa attenzione ai comportamenti che diceva prima appunto il dottor Canino. In questa settimana abbiamo avuto tanti incrementi dovuti proprio a delle feste, dovute a ad Halloween, dovute ad una socialità che è giusto ci sia tra i ragazzi, ma è giusto anche che debba essere comunque mantenuta con determinate regole che purtroppo spesso si dimenticano però anche in ambito familiare, e quindi un appello va a tutti i genitori affinché appunto ci sia questa disponibilità a collaborare con noi. E allora l'Italia si prepara alla terza dose, hub riaperti, rinforzati, l'appello a trovare nuovi medici vaccinatori. Tra l'altro, dottor Canino, lei diceva i medici in pensione, voi questo appello l'avevate già fatto all'inizio dell'anno quando è partita la campagna di vaccinazione di fatto, no? Sì, avevamo fatto l'appello, poi i contratti erano scaduti, certo, e quando si è ritirato rifacciamo l'appello, perché la Chiesa ha rifatto il bando e quindi siamo pronti per accogliere eventuali domande. Ecco, ma in questa questo invito è rivolto anche ai medici di famiglia? Sì, beh, i medici di famiglia già in parte qualcuno sta venendo, perché abbiamo un accordo particolare con i medici di famiglia. Sicuramente purtroppo i medici di famiglia danno degli spezzoni, cioè le faccio l'esempio, 2 ore, 3 ore, e questo non ci permette poi di riempire completamente l'hub nelle ore stabilite, però ci stanno dando una mano, e se aumentassero sarebbe anche gradito come aiuto, perché sicuramente si andrebbe più veloce nella somministrazione. Certo, indubbiamente. Tra l'altro, dottor Carino, dicevamo prima, il problema del personale sanitario è insomma un problema notevole e molto trasversale, che va al di là anche dell'emergenza Covid. È un problema che riguarda la formazione e quindi tutto il periodo universitario, la scuola di specializzazione, il problema della concorrenza dell'estero, i medici si formano in Italia e poi vanno all'estero, il problema anche di compensi magari non adeguati. Tra l'altro leggevo che la manovra economica prevede 2 miliardi di euro in più l'anno per 3 anni, è stata confermata la crescita del Fondo Sanitario Nazionale con 6 miliardi in 3 anni, la manovra prevede anche 90 milioni a partire dal 2022 per l'indennità di pronto soccorso di medici e personale del sistema sanitario nazionale ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto. Insomma, qualche soldino arriva, anche perché sappiamo l'impegno dei medici, e se vogliamo in particolare l'impegno del pronto soccorso, perché è un impegno fortissimo e i contratti non prevedono grandi indennità. Esattamente. E ancora non abbiamo la sicurezza e le specifiche di come saranno attribuite queste indennità, però è già molto che ci siano, e comunque la carenza di medici di alcune specialità rimane indipendentemente dall'indennità, e noi facciamo fatica a reclutare i medici. Poi una volta che ci sono, magari se c'è l'indennità possono essere più allettati da questo, però noi facciamo fatica a reclutare. Certo. Poi è che in periferia, rispetto a Milano, alle sedi universitarie, questa difficoltà viene ulteriormente aumentata dalla distanza, dalle città e quant'altro. Eh sì, perché questo è un aspetto che magari insomma non tutti ovviamente valutano e non lo conoscono, però il fatto di convincere diciamo il medico che magari si forma appunto in università a Milano e a Milano o dintorni ha la possibilità di operare, di trovare occupazione eccetera, chi glielo fa fare verrebbe da dire di andare a lavorare a Cremona o se va bene, oppure magari anche in posti più lontani, no? Quindi bisogna affrontare anche questo aspetto. Tra l'altro non so quanto possa essere utile, ma leggo che la manovra dà la possibilità di avvalersi anche per il 2022 di medici specializzandi non oltre il 31 dicembre, prorogando i loro contratti. Può essere utile questo? Sì, può essere utile. Noi abbiamo utilizzato gli specializzandi del 4° anno. Adesso stiamo riattivando le convenzioni con gli studenti del 4° anno,
per farli venire al lab vaccinale. Io sono andato. Aspetti, dottor Canino, perché la sentiamo male. Non so se c'è un problema col suo microfono. Ecco, adesso la sentiamo meglio, ok. Diceva, attivato? Ho attivato, stiamo attivando delle convenzioni, perché quelli del quarto anno sono scaduti, si sono specializzati. Adesso gli nuovi specializzanti del quarto anno verranno ricontattati per vedere se sono disponibili a fare un po' di attività negli hub. Io settimana scorsa sono andato a Parma alla scuola di specialità di igiene proprio per reclutare degli specializzanti del quarto anno per l'hub di Casalmaggiore. Ah, ma proprio così, cioè vuol dire che fa? Gli aspetta fuori dalla classe, no? Bisogna andare. Bisogna andare a trovarli dove sono. Certo. No, ma pensate un po'. È così, è meno male che ci si muove in questo senso. Stiamo quasi per salutarci. Io, dottor Canino, le chiedo, leggiamo proprio in queste ore, insomma, qualcuno invoca, perché poi c'è tutta la parte Novax, no? Io mi rendo conto che ovviamente non potete magari sbilanciarvi, però c'è anche qualcuno che chiede, come stanno facendo in altre zone d'Europa, restrizioni per i Novax, un lockdown per i Novax, come per esempio in Austria. Ci sono alcune regioni dove insomma i contagi sono saliti in modo particolare, si parla di Friuli, si parla di Liguria. Non so, lei da medico che dice, come la vedrebbe questo lockdown specifico? Ma io stringerei di più sul Green Pass più che sul lockdown, cioè io non ritengo utile il tampone. Il tampone che dà il Green Pass potrebbe essere una miccia per focolai, perché dà una fotografia di quel momento. E qualcuno quindi dice di ridurre la validità a 24 ore. Ma io lo toglierei del tutto. Ah, ok. No, beh, è chiaro. No, perché 24 ore diventa estremamente difficoltoso e c'è un sovraccarico di lavoro che non produce poi dei risultati ottimali. Invece fare il Green Pass solo per le persone vaccinate, come stanno facendo appunto all'estero, forse potrebbe essere più efficace, non lo so. Poi sono scelte politiche. Sicuramente, come dicevo, il tampone è una fotografia di quell'istante, la vaccinazione è qualcosa di più. Sicuramente dovremmo fare molta attenzione. L'utilizzo delle mascherine e di tutte le misure, il distanziamento e il lavaggio delle mani va mantenuto. Vedere manifestazioni in piazza con persone accalcate senza mascherine, abbiamo la prova provata che a Trieste poi il focolaio è scoppiato per questo motivo, mica certo, per certo. Virus è diverso, ma perché il virus si è propagato, è il suo mestiere, il virus deve propagarsi da una persona all'altra, è il suo obiettivo e l'ha fatto. E sappiamo appunto il problema dei Novax e anche la pressione che i Novax effettuano proprio su tutto il personale sanitario. Leggevo questa bella intervista l'altro giorno a un medico di Recanati, Amedeo Giorgetti, sul Corriere, che dice: io medico di famiglia ora dico basta, guarirò chi protesta ma poi lo ricuserò, perché ovviamente i medici, ci mancherebbe altro, devono curare, ma insomma poi non tollerano offese da chi crede che il vaccino sia un'arma pericolosa, e quindi bisogna armarsi di santa pazienza e sopportare queste situazioni che a volte veramente rasentano l'assurdo. È un bel esempio quello del medico, del collega di Recanati. Indubbiamente. Bene, dobbiamo salutarci. Dottoressa Rubagotti, la lasciamo naturalmente alla situazione delle scuole. Speriamo che questi primi focolai, diciamo, vengano come dire limitati, arginati, e che la cosa sia veramente limitata in modo da poter consentire alle scuole di andare avanti. Anche queste nuove regole che sono state appunto recentemente introdotte, che appunto prevedono tutta una serie di controlli in base al numero di casi e non solo, possono veramente essere utili. E lei ci ha confermato che insomma ATS in collaborazione con ASST è in allerta per tenere la situazione sotto controllo. Sì, noi appunto organizzeremo già a partire da questa settimana degli incontri con i dirigenti scolastici per accompagnarli in questo momento molto delicato, perché come si diceva all'inizio, ai dirigenti scolastici verrà richiesto di identificare i casi e di prendere i primi provvedimenti sulle classi, e questa cosa è importantissima perché comunque può capitare, soprattutto quando
l'incidenza aumenta, che ATS possa anche non intervenire prontamente, proprio perché le cose da fare sono tante, soprattutto il fine settimana, e quando le scuole non sempre appunto sono aperte, soprattutto la domenica, e quindi il ruolo del dirigente scolastico sarà davvero cruciale. Bene, allora massima collaborazione tra scuola, autorità sanitarie, studenti e soprattutto genitori per tentare di arginare questi nuovi focolai. Laura Rubagotti, ATS Valpadana, responsabile Covid per le scuole, grazie e buon lavoro a lei e ai suoi collaboratori. Grazie a voi. Grazie naturalmente anche al dottor Rosario Carino, direttore sanitario della SST di Cremona. Buon lavoro, dottore. A voi, buon lavoro a voi. Punto a capo, 19:40 Cremona 1, vi aspetto, arrivederci. Per vedere questo programma, scarica l'app o vai su cremona1.it.